Buongiorno a Franco Ancona, candidato sindaco per il centro-sinistra. La prima domanda è sulla campagna elettorale. Il tuo slogan è Noi come te. Chi sono i noi? Chi è te? Beh, noi siamo una squadra di persone che hanno presentato una proposta di amministrazione e un programma alla città. Noi siamo la uscita dall'io berlusconiano, dall'io dei personalismi, dall'io gridato. Noi siamo la città che vuole riprendere un cammino. Noi come te, perché tante persone come noi avvertono l'esigenza di riscattare questa città da un periodo veramente negativo. Come riscattiamo questa città? Riscattiamo questa città innanzitutto votando il centro-sinistra in modo che possa governare. Dopodiché bisogna ripartire su tutte le leve, sia economiche, contrastare il declino industriale, la ripresa del nostro apparato produttivo, sostegno all'agroalimentare. Vengo ora da un'azienda agricola che è in difficoltà pur avendo vicino un grande monumento che potrebbe essere sfruttato turisticamente. Eppure questo legame turismo, territorio, agroalimentare non si è saldato in questi anni perché niente si è fatto in tal senso. Significa introdurre nella città, sognare una qualità e un'eccellenza in tutte le sue attività. Farne una città veramente europea e moderna, aperta alle conoscenze del mondo esterno, ma anche pronta a dare al mondo esterno tutta la propria laboriosità. Significa migliorare la scuola, significa portare qui formazione di alto contenuto, significa far ripartire la città in tutti i sensi, risanare i quartieri degradati. Risolvere le questioni degli ecomostri significa una viabilità che consenta a questa città di poter camminare e poter circolare fluidamente, significa mettere ordine nelle strade. Se ci guardiamo intorno, il centro storico è attraversato da macchine, sembra una terra di nessuno, significa tante cose. Parliamo di lavoro. Ieri c'è stato il 1° maggio, manifestazione degli operai dell'ITN, un'emorragia di lavoratori che in 10 anni ha portato via circa 4.000 posti di lavoro. Basta il turismo, come dicono alcuni, per risanare questo problema, oppure bisogna reinvestire nella produzione? Assolutamente no, il turismo è una delle componenti e ho detto poco fa che il turismo e l'agroalimentare possono essere sicuramente una grande componente per il rilancio della nostra città, che ha naturalmente beni culturali da valorizzare e da far conoscere al mondo, e qui possono venire tante persone che possono conoscere il valore del nostro territorio. Però accanto a questo una città di 50.000 abitanti ha bisogno di un suo apparato produttivo, cioè ha bisogno di produrre merci da esportare, ha bisogno di far camminare un'economia fatta di operai, fatta di artigiani, fatta di imprenditori. Allora il contrasto al declino dell'abbigliamento va fatto immediatamente, va invertito. Io sono sicuro che se noi investiamo nella moda, nella qualità, ci facciamo conoscere per la produzione di capi di alta qualità, è possibile introdurre quel valore aggiunto che riporti persino a produrre qui e non nei paesi dell'est o nell'estremo oriente i capi di abbigliamento da vendere. Alcuni ti identificano come l'autore del centro servizi, quel palazzone abbandonato in piazza d'Angio. Che cosa rispondi? Hanno la coscienza sporca, perché io sono l'autore di far arrivare a Martino un finanziamento di 7 miliardi e sono anche colui che ha localizzato l'intervento in piazza d'Angio, perché ritenevo e ritengo che quel centro servizi, che non è solo per il tessile ma può servire per ogni tipo di iniziativa che possa svolgersi, che abbia bisogno di un contenitore come mostra, come scuola, come un incubatore di imprese, come
luogo dove esercitare attività di formazione, luogo dove esporre i prodotti non solo dell'abbigliamento ma anche agroalimentare, luogo dove possono anche manifestarsi come dire, le attività culturali, laboratori culturali. Se il centro servizi lo vediamo in questa veste, la sua posizione strategica e centrale, servita da un grande parcheggio, può essere valutata per quello che è. Se poi i 7 miliardi li hanno spesi male o non so come li abbiano utilizzati e dove li abbiano utilizzati esattamente, questo è un problema che ce lo devono dire che chi quel centro servizi l'ha costruito, e sono le persone a cui io ho lasciato 7 miliardi da spendere, sono loro che devono renderci conto su come li hanno spesi. Teniamo conto che il centro servizi ha lo stesso costo del palazzetto dello sport. Guardiamo le due opere e vediamo se come è stato realizzato il centro servizi e come è stato realizzato il palazzetto dello sport, il cui appalto cominciò con la nostra giunta ed è stato avviato dalla nostra giunta. Va bene, se tu non fossi candidato, chi voteresti? Se io non fossi candidato, voterei una persona che avesse le caratteristiche di mettersi a disposizione della città, al servizio della città, orientata al bene comune, orientata a curare l'interesse generale della città, orientata a eliminare i monopoli che sono presenti nella nostra città e favorire l'iniziativa diffusa di tutti, mettendo tutti sullo stesso piano di partenza, dando a tutti la stessa opportunità. Voterei un candidato che vuole far sì che il comune sia la casa della trasparenza, dove le regole sono uguali per tutti. Voterei una persona che vuole modernizzare anche la stessa amministrazione comunale, che in questo momento opera con mezzi medievali, mentre la tecnologia ci consente di dare risposte ai cittadini in tempi più brevi e trasparenti. Va bene, grazie. Grazie a voi. Bocca al lupo. Buongiorno. Crepi il lupo.